Le due nocere avranno finalmente il loro palazzetto dello sport, una sorta di lunga gestazione durata oltre 35 anni, quella che porterà alla tanto agognata apertura della struttura. Iniziò infatti tutto con un progetto messo su carta ben prima del 1980, cui seguirono lavori che purtroppo si fermarono con l'esaurimento dei fondi per la ricostruzione post-terremoto, destinati peraltro alla sola edificazione della struttura esterna e non di quanto avrebbe dovuto sorgere all'interno. Per decenni agli occhi degli sportivi dell'Agro si è presentato un freddo scheletro d'acciaio accanto a tribune di cemento senza alcuna copertura. Circa 20 anni fa l'approvazione di prime varianti, rimaste comunque a lungo solo su carta, a causa di difetti nella programmazione finanziaria del comune di Nocera Inferiore, sul cui territorio insiste appunto il costruendo Palasport. Gli ultimi ritocchi al progetto nei primi anni 2000, con avvio dei lavori che porteranno all'inaugurazione della struttura entro metà luglio prossimo. C'è stato bisogno di sostituire la vecchia copertura con un sistema in lamiera, provvedendo anche a ripristinare le pareti danneggiate da un bel po' di infiltrazioni. Rimessi a nuovo e ritinteggiati i muri, si è provveduto a sistemare i locali spogliatoi con servizi igienici e docce, così come i locali che saranno adibiti ad uffici a disposizione delle società che fruiranno del nuovo palasport. Completati anche i sottoservizi, si attende ora solo la fornitura dell'attrezzatura interna: canestri, reti, porte, suppellettili per uffici e spogliatoi. A quel punto, col parcheggio già sistemato, il palazzetto di Viale San Francesco sarà inaugurato e aperto al pubblico, in attesa di ultimissimi dettagli tecnici. Dettagli che riguardano proprio il perimetro di gioco. Al momento, infatti, il Palasport potrebbe ospitare manifestazioni internazionali di basket e pallavolo, che insieme al calcio a 5 faranno da traino a tutte le altre attività della nuova struttura. In seguito la superficie in parquet sarà ulteriormente estesa per tener fede ai parametri europei previsti proprio per il calcio a 5, in modo da poter ospitare campionati ed eventi non solo limitati ai confini regionali. Il conto alla rovescia è dunque scattato: tra circa un mese le due nocera avranno finalmente il loro palazzetto dello sport.